quella dell'internazionalizzazione rappresenta una voce attiva della nostra economia e quindi in questo senso deve essere lo Stato a incentivare e dare la possibilità alle imprese che esportano di essere più competitive sui mercati nazionali ed internazionali. Naturalmente il tutto può avvenire applicando una fiscalità di vantaggio sulle quote di internazionalizzazione, ma anche degli sgravi contributivi sempre sulla stessa quota.